noto, sulla base delle indicazioni stringenti delle autorità sanitarie, il Governo ha deciso di far tornare a scuola i nostri studenti dal prossimo anno scolastico. Il Ministero ha dunque lavorato garantendo che anche nello scenario del mancato rientro sia assicurato lo svolgimento, anche se in forme e modalità diverse dal passato, degli esami di Stato e che si possa procedere a valutare serenamente tutti gli studenti, tenendo conto dello sviluppo reale degli apprendimenti e della difficile situazione nella quale si sono trovati. L'intenzione è quella di valorizzare i percorsi di ognuno attraverso lo strumento più idoneo. Ci tengo a ribadirlo, stiamo lavorando nell'interesse dei nostri ragazzi e saremo al fianco delle scuole in tutte le fasi degli esami attraverso gli uffici scolastici regionali che accompagneranno i dirigenti scolastici, le commissioni, in questo particolare fine d'anno che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. Nessuno sarà lasciato solo. Lavoreremo tutti insieme, seguendo anche le indicazioni degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute, che supporta con attenzione il Governo. Tornando agli esami, la scorsa settimana il Ministero ha predisposto le ordinanze con le indicazioni per il loro svolgimento e per la valutazione finale degli alunni. Provvedimenti che tengono conto di quanto previsto dal decreto scuola approvato ad aprile e dell'emergenza del coronavirus. Le ordinanze presentate alle organizzazioni sindacali sono state inviate al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il necessario parere prima della loro pubblicazione. Si tratta di 3 testi, uno per la valutazione di fine anno delle studentesse e degli studenti e per il recupero degli apprendimenti, uno per gli esami del primo ciclo, uno per gli esami del secondo ciclo. La valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto. Gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a 6 decimi in una o più discipline. Ma non sarà assai politico. Le insufficienze compariranno infatti nel documento di valutazione. E per chi è ammesso alla classe successiva con votazioni inferiori ai 6 decimi o comunque con livelli di apprendimento non consolidati, sarà predisposto dai docenti un piano individualizzato per recuperare nella prima parte di settembre quanto non è stato appreso. Il piano sarà allegato al documento di valutazione finale. Resta ferma la possibilità di non ammettere all'anno successivo studentesse e studenti con un quadro carente fin dal primo periodo scolastico. L'ordinanza tiene conto delle necessità e dei bisogni degli studenti con disabilità. L'attività didattica del prossimo anno scolastico sarà riprogettata per recuperare contenuti non svolti durante quest'anno. In linea con quanto previsto dal Decreto Legge 22/2020, studentesse e studenti saranno valutate attraverso lo scrutinio finale che terrà conto anche di un elaborato da consegnare. L'argomento dell'elaborato sarà concordato con i docenti, valorizzando il percorso fatto da ciascuno studente. Sarà presentato oralmente in modalità telematica davanti al consiglio di classe e sarà valutato in sede di scrutinio finale sulla base dell'originalità, della coerenza con l'argomento assegnato e della chiarezza espositiva. Accogliendo gli appelli pervenuti per l'esame del primo ciclo, ho subito dato la mia disponibilità a concedere tutto il tempo che serve alle istituzioni scolastiche per svolgere tutto il procedimento in assoluta serenità. Gli esami di Stato del secondo ciclo avranno invece inizio il 17 giugno, con lo svolgimento di colloqui della durata massima di circa 1 ora, in presenza, senza che comunque sia messa a repentaglio la sicurezza per tutte le persone coinvolte. Il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute, su nostra espressa richiesta, ha autorizzato lo svolgimento della predetta prova, ritenendo che possa svolgersi appunto nelle scuole, garantendo lo standard e le condizioni di distanziamento e sicurezza. Come già anticipato, la prova si svolgerà davanti ad una commissione composta da membri interni e un presidente esterno, in modo che gli studenti possano essere valutati dai docenti che conoscono il loro percorso di studio. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati si terrà conto del percorso didattico effettivamente svolto. Nel dettaglio l'esame sarà articolato così: discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo, discussione di un breve testo già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno, analisi da parte del candidato del materiale scelto dalla commissione. I candidati esporranno altresì
Le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento e saranno accertate le conoscenze relative a cittadinanza e costituzione. La prova potrà valere fino a 40 punti, mentre il peso dei crediti complessivi sarà ricalibrato fino ad un massimo di 60 punti. Resta ferma la necessità di raggiungere almeno il punteggio minimo di 60 centesimi per conseguire il diploma. Solo nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, se del caso applicando il principio di differenziazione ed adeguatezza, i lavori delle commissioni e le prove d'esame potranno svolgersi in videoconferenza o con altra modalità telematica sincrona. Il documento con quanto effettivamente svolto sarà prodotto dai consigli di classe entro il 30 maggio. Non ci fermiamo a questo. Stiamo lavorando insieme ai senatori per realizzare subito le graduatorie provinciali per le supplenze, digitalizzando tutto. Sto operando con l'amministrazione ministeriale per porre in essere un grande piano di digitalizzazione delle procedure relative anche alle immissioni in ruolo, come già fatto per la mobilità. È giunto il momento di riflettere seriamente su come semplificare, sburocratizzare e modernizzare il Paese. È tempo altresì di dare stabilità ai docenti precari e consentire ai giovani che vogliono approcciarsi all'insegnamento di potersi misurare con concorsi che li immettano nei ruoli di docente. Nel decreto rilancio di prossima approvazione, grazie al lavoro costante e fattivo della ministra Fabiana Dadone, saranno previste specifiche modalità per riattivare per tutta la pubblica amministrazione procedure concorsuali che si svolgeranno presso sedi decentrate, rispettando tutti gli standard di sicurezza possibili a tutela della salute di tutti i cittadini. Lo scorso 28 aprile sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale bandi di concorso per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria e nella secondaria di primo e secondo grado per un totale di 61.863 posti. Pubblicato anche il bando per la procedura straordinaria per l'abilitazione all'insegnamento della secondaria di primo e secondo grado. In particolare il concorso per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria prevede 12.863 posti. Il concorso ordinario per il personale docente della secondaria di primo e secondo grado prevede 25.000 posti. La procedura straordinaria per l'immissione ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, in linea con quanto previsto dal decreto scuola votato a dicembre dal Parlamento e dedicata specificatamente a chi ha già 36 mesi di servizio e possiede i requisiti indicati dal bando, prevede 24.000 posti. I concorsi si svolgeranno garantendo condizioni di massima sicurezza per i candidati. Il Ministero dell'Istruzione sta lavorando al piano logistico per il concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado, che sarà il primo ad essere espletato. L'ho detto già in altre occasioni, ma voglio ribadirlo oggi. È mio impegno assumere i precari a settembre e ho sempre lavorato in questa direzione. Stiamo prevedendo in queste ore 16.000 posti in più per le procedure concorsuali già bandite. Abbiamo dunque avviato le procedure per assumere quasi 80.000 docenti. È un grande risultato che tutto il governo può rivendicare con orgoglio. Non ci fermiamo qui. Occorre organizzare il rientro a settembre delle nostre studentesse e dei nostri studenti. È per tale ragione che ho voluto istituire un comitato tecnico composto da persone di comprovata professionalità che sta lavorando costantemente per fornire al ministro proposte concrete. Il presidente, professor Bianchi, che ringrazio, ha iniziato a trasmettere le prime indicazioni. Entro poco tempo saremo in grado di proporre al governo, al Parlamento e al Paese un piano chiaro e serio per fare in modo che si possa tornare a scuola in assoluta serenità e con la giusta flessibilità. Naturalmente servono risorse, servono maggiori risorse. Ecco perché il governo nel decreto rilancio ha deciso di stanziare 1.450 milioni per la scuola. Così ripartiti, 1 miliardo per il fondo di gestione rientro scuola a settembre, 400 milioni nel 2020, 600 milioni nel 2021, 331 milioni per device, connettività, sicurezza, misure di protezione, assistenza medica, adattamento, spazi in vista del rientro,
39 milioni per consentire l'esame di maturità in presenza, in sicurezza, comprando tutti i dispositivi di protezione necessari e assicurando l'igienizzazione costante degli ambienti. 80 milioni per la fascia 0-6, per coprire le rette mancanti, 65 milioni, e aumentare il fondo regionale, 15 milioni. Previste anche misure di semplificazione in tema di edilizia scolastica, per consentire agli enti locali, proprietari degli immobili, di operare velocemente eliminando alcuni passaggi burocratici. Dico anche con una certa conoscenza del tema che la didattica a distanza, tutto sommato, ha funzionato. Certo, a macchia di leopardo, certo, con disfunzioni, certo, con docenti che non hanno fatto un'ora di lezione, che questo il Ministero lo sa e dovrà prendere, secondo me, anche provvedimenti su questo. Alcuni punti in maniera più veloce, visto il tempo. Il tema paritarie. Signor Ministro, io spero non ci sia una mancanza nel decreto rilancio, quindi quello tra poche ore in Consiglio dei Ministri. Su scuola statale si parla di 1,5 miliardi di investimento. Bene, noi siamo assolutamente contenti, perché la scuola ha bisogno di investimenti, di risorse, di impegni e di attenzione, ma tutta la scuola. E il sistema di istruzione nazionale è composto da due gambe, la scuola statale e la scuola non statale. E tutte e due le gambe stanno soffrendo, perché tutte e due le gambe da 70 giorni e da qui alla fine della scuola per 100 giorni sono reclusi a casa e hanno gli stessi problemi. E anche le famiglie, se qualcuno conosce realmente le scuole paritarie, molte hanno gli stessi problemi. E quindi un'attenzione, non per partito preso, ma perché ci interessa che tutta la scuola funzioni. E arrivo all'ultimo punto, il tema della maturità. Ora, rispetto agli ultimi interventi ascoltati, dal 17 di aprile, cioè la prima ordinanza sui commissari, poi il 26 aprile, Presidente del Consiglio, prima, e poi lei successivamente avete ribadito l'obiettivo di farli in presenza. Il 29 aprile l'intervista su scuola.net con alcune anticipazioni. Il 6 maggio, quindi pochi giorni fa, il question time con altre anticipazioni in aula. Il 13 maggio, oggi, ancora non c'è un'ordinanza pubblicata. Tra 35 giorni c'è l'esame di Stato. E quindi è obiettivo la necessità di dare certezza a circa 900.000 famiglie, 480.000 di queste, sull'esame di maturità, che a tutt'oggi non hanno certezza su cosa, come e anche quando e per quanto tempo. Inoltre, attenzione, perché io non vorrei che questo esame, così come ho letto dalle bozze che circolano dell'ordinanza, sia impugnabile. Con riferimento al decreto del 22, dell'8 aprile, se la scuola non riparte entro il 18 di maggio, sembra che sia chiaro, il ministro è autorizzato a rivedere alcune cose. Ma tra queste cose non è consentito, almeno a me sembra non sia consentito, che ridefinire il credito da attribuire per il quinto anno e quindi rideterminare di conseguenza i crediti del terzo e quarto anno. Cioè il famoso passaggio 60 punti, 40 punti tra triennio e prova finale non è che lo puoi stabilire con un'ordinanza, se c'è la norma principale è una legge. E quindi o nel decreto scuola si cambia la legge, oppure l'ordinanza rischierebbe, uso il condizionale, di essere impugnata, magari da qualche famiglia che non è contenta dal voto e quindi l'impugnativa al TAR e via dicendo. Uno è la questione dei privatisti per l'esame di Stato. Il collega Toccafondi ricordava ordinanza, ne parlerà poi anche il collega Nitti. L'ordinanza, questa questione dei crediti. Allora, io sono rimasto che i privatisti non fanno l'esame a giugno, sono rimasto che non ho capito perché, francamente. Quindi, visto che ce ne stiamo occupando e adesso si deve definire tutto il quadro, io le chiederei espressamente di rivedere quella che sembrerebbe una decisione per cui i privatisti vanno a settembre. Secondo punto, DSGA. Su questo c'è un concorso, alcune regioni hanno corretto le prove scritte, è importante finire le scritte e gli orali per settembre, per poter poi mandare tutti i vincitori di concorso a prendere funzione nelle scuole. Sarebbe importante un indirizzo chiaro da parte sua agli uffici territoriali.
perché lo diano a loro volta alle commissioni. Ogni commissione, ogni ufficio scolastico regionale fa caso a sé, ovviamente, avrà evidentemente le sue criticità, le sue difficoltà, ma con un indirizzo chiaro si riesce ad avanzare, a sbloccare questa situazione. Ci metta testa, Ministro, su questa questione, perché è una questione rilevante per il funzionamento delle scuole, tanto rilevante come la questione dei docenti e dei concorsi, perché poi le scuole sono comunità e o le mettiamo nelle condizioni di funzionare oppure non funzionano, e sarebbe drammatico slittare anche su questo e arrivare a ottobre, novembre, dicembre per tutte le conseguenze del caso, che ovviamente conosce meglio di me. Infine, chiudo su questo, Ministro, la riapertura delle scuole. Ne hanno discusso anche i colleghi. Io le dico solo una parola, l'estate. Allora, normalmente la scuola e il Ministero, quando arriva il 10 giugno, ritiene che il rapporto con gli studenti per 3 mesi non ci pensa con i ragazzi, perché riapre il 10 settembre e nel frattempo si occupa delle procedure e così via. Io non credo che l'estate quest'anno possa essere l'unica cosa uguale all'anno scorso. Cioè, cambiamo tutto, si è stravolto tutto, noi stiamo ragionando su settembre con le migliaia di difficoltà che anche lei ci rappresentava. 5 minuti. Chiudo, Presidente. Noi dobbiamo capire che cosa facciamo quest'estate e come sfruttiamo quest'estate. Quindi mettiamo il tema dell'estate al centro, facciamo in modo di andare con, a livello locale, di intervenire con dei patti locali che mettano insieme i comuni, le scuole, le istituzioni locali, il terzo settore, tutto quello che vogliamo, ma non pensiamo di poter gestire, di arrivare, perché tanto manca solo un mese, al 10 giugno e poi ci ripensiamo al 10 settembre. Settembre è centrale, ma lo dobbiamo preparare. Facciamo le prove generali di alcune cose quest'estate. Grazie. Il terzo errore irrimediabile riguardato i provvedimenti emanati sulla gestione del personale, con buona pace della continuità educativa. Forse fino a gennaio, Presidente, colleghi, avremo nelle scuole un giro più vorticoso del solito di centinaia di migliaia di cambi, 111.000 domande di trasferimento di docenti a tempo indeterminato, 65.000 cattedre vuote, 70.000 posti di sostegno in deroga da coprire con supplenti non specializzati, in più posti da coprire in termini di supplenze temporanee, oltre 20.000 posti ATA scoperti, 200-300.000 candidati ai concorsi appena banditi che assorbiranno commissioni di docenti e dirigenti che dovrebbero invece riservare tutte le loro energie per la scuola e gli studenti. Al contrario, noi di Forza Italia, Ministra, le avremmo suggerito di riconfermare eccezionalmente per l'anno scolastico 2021 tutti i docenti a tempo indeterminato e non nei posti che occupavano nella fatidica data del 4 marzo 2020 per garantire la continuità didattica nel prossimo anno. Con i trasferimenti autorizzati, Ministra, come si farà a garantire il consolidamento e il recupero previsto dal decreto curricolare fin dal 1 settembre e poi tutta la valutazione di cui lei ha parlato? Chi la farà? Il supplente? Ma c'è di più, fra gli errori irrimediabili consideriamo anche la nomina che lei ha fatto il 21 aprile di una commissione che entro luglio deve suggerire che cosa fare da settembre in poi. Intanto andava previsto un tempo di lavoro e di verifica da parte della commissione più lungo. In realtà tutto ciò ha evidenziato la volontà di saltare al prossimo anno scolastico senza considerare il tempo che ancora ci divide da settembre, nel quale si possono e si devono fare moltissime cose. E io lo ribadisco, in Austria, Danimarca, Germania, sì, le scuole elementari sono già aperte, in Francia e Svizzera lo saranno la settimana prossima. In Italia il governo, per non affrontare soluzioni complesse, ha deciso di non ricercare soluzioni intermedie nei mesi che vanno da maggio a fine agosto. Il Ministero non ha mai preso in considerazione la modifica del calendario scolastico, il rilancio della proposta educativa. Vorrei considerarlo un errore ancora rimediabile. Il governo dovrebbe proporre da questo mese fino a giugno il ritorno a scuola almeno delle classi conclusive dei cicli, per meglio preparare gli studenti alle sessioni d'esame, manco un mese ancora, e riaprire le porte delle scuole almeno ai bambini della scuola dell'infanzia e primaria, le cui famiglie lo richiedono nei mesi estivi. Non si può infatti chiedere ai genitori di tornare al lavoro, di lasciare i figli minori, soprattutto i più piccoli, finora più sacrificati dall'isolamento, a casa. Concorso straordinario, abbiamo appreso ovviamente positivamente che ci sono 8.000 posti in più, ma la domanda che io le pongo, il suo comitato di esperti non pagati, il suo comitato scientifico, quello che guida ogni azione del governo italiano, che ci dice quello che possiamo e quello che non possiamo fare, non le ha per caso detto che magari per un concorso straordinario fatto a luglio non abbiamo la garanzia che l'epidemia sia terminata? No, perché per tutto il resto delle azioni, della vita, della società, della politica non abbiamo certezze. Per fare un concorso sì.
Quindi questa è la prima domanda. La seconda domanda riprende quello che ha già dichiarato il collega Di Leu. L'articolo 97 della Costituzione, che ormai qui conosciamo tutti bene, recita che si entra nella pubblica amministrazione per concorso. Non dice che si deve entrare per un concorso fatto per automi digitali che devono rispondere precisamente a 42 domande su 60. Ecco, vede, gli insegnanti che voglio per le mie bambine non devono essere degli automi digitali. Io preferirei avere persone che ha acquisito esperienze, competenze e maturità direttamente sul campo. Verrà il momento del concorso ordinario per i giovani laureati, ma valutiamoli meglio. Detto questo, vorremmo sapere in che modo avverrà il concorso straordinario, perché ogni giorno un esponente politico della maggioranza dice la sua. Ovviamente sono contento che il PD e l'EU al Senato la pensino come la Lega, però evidentemente c'è qualcosa che non va. Deputata Colmellere, prego, per un minuto. Sì, salve Ministro, grazie per questa giornata. Sicuramente non sono contenta di intervenire così in maniera breve, perché di cose ce ne sarebbero veramente da chiedere tante, e avere il tempo per poterlo fare credo che sarebbe tranquillizzante per tutti. Comunque vengo subito al punto. Allora, noi sappiamo che quest'anno ci saranno dei presidenti esterni, e sto parlando delle commissioni per gli esami di Stato. A noi risultano che le domande presentate da questi commissari circa la loro disponibilità siano molto inferiori rispetto alle reali necessità. Quindi noi vogliamo conoscere i dati precisi: quante saranno le commissioni di Stato per gli esami di Stato, quanti saranno i presidenti che hanno fatto domanda, e se in caso di insufficienza, come abbiamo registrato noi, quindi se fosse questo dato confermato, vorrei conoscere come il Ministro intenda rimediare a questa situazione per non vanificare l'esame di Stato. Grazie, Colmellere. Deputata Fogliani, per un minuto. Frassinetti mi sembra che voleva intervenire per un minuto. Presidente, Ministro, grazie per la sua relazione. In un minuto ho poco tempo, quindi lo dedicherò anch'io alle scuole paritarie. Fratelli d'Italia ha preparato degli emendamenti, preparerà degli emendamenti soprattutto inerenti alla detrazione fiscale per le famiglie che intendono mandare i figli alle paritarie. Temiamo che ci sia una fuga delle famiglie dalle paritarie alle scuole pubbliche, e questo sarebbe comunque un grave scossone per tutto il sistema dell'istruzione. Ci vogliono risorse anche per le scuole paritarie, così come esiste il problema dei privatisti. Si chiede al governo di poter stabilire che anche i candidati esterni possano sostenere gli esami di Stato nelle stesse date fissate per gli studenti interni. Questo riguarda comunque una platea considerevole di studenti, Ministro, e penso non ci voglia molto a effettuare questa integrazione, questo riequilibrio. Quindi ci attendiamo che ci sia uno stanziamento per le scuole paritarie, che soprattutto per quanto riguarda le materne e spesso le primarie nei comuni sono l'unico servizio che le famiglie hanno e danno un supporto essenziale allo Stato e un contributo, direi, che se venisse a mancare metterebbe in crisi tutto il sistema. Grazie.